Uno studio, un nuovo studio epidemiologico da parte dell'ARS, diverso, molto più legato alla persona rispetto al passato, da qui anche il coinvolgimento dei medici di base a supporto, anche perché ci sarà della documentazione da compilare e soprattutto anche una sorta di proposta di persone per sottomettersi a questa indagine. Sì, diciamo che il coinvolgimento dei medici di famiglia in questa seconda indagine, più grossa della prima, della precedente, vede appunto noi protagonisti nel senso che dobbiamo fare una sorta di convincimento dei nostri pazienti arruolati. A Piancastagnaio, per esempio, si parla circa di 550 arruolati, a Badia di 300, per cui il nostro compito è appunto quello di sensibilizzare le persone a partecipare a questo studio, per quanto riguarda sia i prelievi ematici che le urine, e anche a ricostruire un pochino la vita abitativa nel comune. Per cui saranno sottoposti anche a dei questionari, anche abbastanza importanti, della durata di circa 40 minuti. E il nostro compito è anche quello di ricercare alcune cause di morte non chiare, queste dalle schede Istat che ci verranno sottoposte dalle epidemiologhe che coordinano il progetto, ecco, quindi cercare alcuni eventi morbosi che hanno portato a morte che non sono stati chiariti dalle schede Istat. Sostanzialmente questo è il nostro compito. Parteciperemo poi anche all'indagine con alcuni nostri specialisti, per esempio pneumologia, per fare le spirometrie che verranno appunto fatte a tutti i partecipanti, a tutti gli 850 fra Piancastagnaio e Abbadia, quindi anche una cosa abbastanza onerosa. Un'indagine che poi durerà nel tempo, L'indagine perché durerà nel tempo, dovrebbe durare circa 3 anni, 3 anni. e poi probabilmente le stesse persone verranno anche riprese in indagini successive se dove vi E da qui saranno, insomma. il legame più forte rispetto al passato, diretto col cittadino a questo Certo, punto. verrà tenuto conto, comunque verrà detto, questo non è compito mio, diciamo, verrà illustrato nella conferenza, verrà tenuto conto della vicinanza delle persone appunto rispetto alle centrali, per cui chi ha vissuto la propria vita più vicino alle centrali, tanto più saranno coinvolti nello studio.